E... No, ma si sente meglio in fondo che qua, eh? Ah. È una strana sì. Magari, buongiorno, io mi presento, sono architetto Martellato, sono mobility manager di Ispra e ho il piacere oggi di accogliervi in questa occasione di approfondimento. E prima di cominciare con i saluti mi farebbe anche piacere chi effettivamente è venuto, se è mobility manager o altra figura, se me lo diceste uno per uno velocemente. Da in fondo, l'ultimo in fondo mi dice chi è. Valerio Viras, segretario nazionale di Euromobility. Sì, buongiorno. Poi? Buongiorno, Sofia Secchi, lavoro nell'ufficio dei figli del GSE. Sì. Nicola Federico, Mobility Manager in Area Casaccia. Successione? Chiara Iacci, Mobility Manager dell'Università di Parma. Ah, piacere di vederti. Poi? Anch'io. Ah, sì, di Parma. Poi, sempre da dire. Io sono un tecnologo dell'ISPA, Gianluca Iarocci. Molto piacere. Io sono Marco Stefallaci e sono un occupo del personale dell'Università Gregoriana. Ben ritrovato. Io sono Carmela Gagliardi, un occupo del personale della Federazione della Papaca e sono mobility manager della Federazione. Sì, ho capito. Io sono Massa Correa e mi occupo del GDPR. Ah, ok. E quindi sono già le due figure. Perfetto. Piacere. Marcella Adriano, lavoriamo al Community Manager del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sì. Poi? Sì. Poi? Sì, la signora. Benvenuta. Poi? Luciano Ricci, Relazioni Industriali, Community Manager del DC. Di? Team. Ah, team. Perfetto. Indiana Rosselli, collaboro con Mobility Manager di Banca d'Italia. Sì. Simona Ferri, collaboro con il progetto di mobilità di Fox, di Canale di Fox. Poi? Stefania Angeletti, Mobility Manager di Università Roma 3. Stefano Saulli, Mobility Manager Rai. Ah, perfetto. Quindi abbiamo un quadro dei Mobility Manager che oggi hanno partecipato a questa iniziativa, ma anche delle figure con cui possono entrare in rapporto, sia esterne che interne all'amministrazione. E io lascio per l'introduzione i saluti il professor Stefano Carrese, dirigente del settore di normazione tecnica ambientale dell'ISPRA. Sì, va bene. Allora, sì. Io mi alzo in piedi, così forse si sente anche meglio. E sono il delegato di Roma 3 per la mobilità sostenibile e collaboro con il Mobility Manager sicuramente dal 2012, forse anche da prima, e abbiamo fatto tante cose insieme. Sono qui per non solo portarvi il saluto del Rettore, non solo per darvi il benvenuto, per ospitarvi a Roma 3. Non mi ricordo se Stefania parla, ma qualche cosa posso raccontare delle cose che facciamo a Roma 3. Allora, Roma 3 è questa abbinata che diciamo ci consente di muoverci sia a livello amministrativo che a livello di ricerca, ci consente di fare dei progetti un pochino più ampi. Il primo che abbiamo fatto era sulle biciclette elettriche 7 anni fa, poi abbiamo fatto un car sharing di Ateneo 3 anni fa e sulla base delle esperienze in realtà abbiamo... diciamo proprio in questi giorni, poche settimane fa, sviluppato un progetto che presenteremo peraltro il 21 maggio, approfitto dell'occasione per invitarvi tutti quanti all'inaugurazione di questo progetto che si chiama Elettrico è meglio ed è in collaborazione con la società Share & Go che come sapete ha già diverse macchine, ha tutto un piano di implementazione del parco veicolare a Roma. E quello che ci interessa soprattutto è poter gestire alcune iniziative dedicate a Roma 3, ovvero sì, avendo avuto noi l'esperienza di un car sharing in proprio, abbiamo colto diciamo sia gli aspetti positivi che quelli negativi e abbiamo capito che il joystick ce l'ha praticamente chi fa le tariffe, quindi alla fine noi non ci interessa tanto avere
le macchine, gli operatori, ma poter gestire una tariffa riservata, non so, a studenti, studenti che vengono tutti i giorni, studenti che vengono per un periodo di 3 mesi durante le lezioni, dipendenti che vengono tutti i giorni, 5 giorni a settimana, una volta a settimana, il lunedì e il venerdì, quindi, come dire, la utenza può essere naturalmente sfaccettata in tantissime possibilità, poi vabbè, ci sono i professori che sono ogni volta delle meteore, però insomma non per questo non offriamo loro dei servizi. E quello dove invece noi poi alla fine abbiamo concentrato l'attenzione sono ben 3 aspetti. Il primo è quello della rilocalizzazione. Allora, i sistemi elettrici, come sappiamo, soffrono di una fase principale, fondamentale, che è quello della ricarica. In realtà c'è molta tecnologia dietro, ma sappiamo benissimo che poi il problema è l'utente. Tanto per dire una cosa, c'è quell'operazione di prendere il cavo e attaccarlo, che sebbene noi agli nostri studenti gli abbiamo regalato 5 minuti ogni volta che loro prendono il cavo e l'attaccano, in realtà è un'operazione che nessuno ha voglia di fare. Forse perché ti sporchi le mani col cavo, forse perché hai paura di prendere la scossa, non lo so, però è una fase delicata. Quindi attaccato a questa fase noi abbiamo posto la rilocalizzazione. E questo è una cosa che studiamo insieme a Shell & Go, con i loro dati e tutto il resto. Un'altra fase importante che stiamo studiando è la simulazione del sistema, perché comunque c'è un aspetto di domanda importante e in questa collaborazione possiamo ad esempio accedere ai dati di tutte le volte che uno apre l'app e poi non succede niente. Capire se quando uno ha aperto l'app per cercare una macchina in realtà non ha trovato la macchina, stava giocando o altre cose del genere. Quindi, come dire, con la nostra esperienza di ingegneria dei trasporti, abbiamo fatto tutte queste cose sulle reti, sui bus, sulle metro, sui tram, su tanti sistemi di trasporti, studiare il car sharing come sistema comporta anche, come dire, entrare nel merito non solo dell'app, della tecnologia, non solo deve essere, come dire, user friendly, ma deve consentire anche a chi gestisce il servizio non solo di fare business, ma anche di rendere il servizio efficiente, utile e tutto il resto. Credo di essere andato fin troppo lungo nell'introduzione, però diciamo, mi faceva piacere dare questo stampo di ricerca che la nostra università comunque mantiene anche nell'uso, diciamo, spinto del mobility management verso studenti, verso dipendenti e verso professori. Buon lavoro a tutti.